schianto fatale tra auto, muore una donna. Il violento impatto in via di Sottomonte a Guamo non ha lasciato scampo ad una 78enne morta sul colpo, illesa la conducente alla guida dell'altra vettura. Attracca la Ocean Viking, lo sbarco dei 95 migranti nel porto di Marina di Carrara. La macchina dell'accoglienza sanitaria della Toscana attiva fin dalla mattina per gestire l'arrivo della nave ONG. Del Ghingaro replica Sgarbi e tira dritto sul Belvedere. La reazione del sindaco alla bocciatura del sottosegretario del progetto di rifacimento da 2 milioni di euro è una diatriba politica e strumentale. Lucchese padrona, Lucchese sprecona, pareggio a Rimini ma con molti rimpianti per i rossoneri. Avanti con la quarta rete stagionale di Massalli, la squadra si fa raggiungere da Vano in avvio di ripresa. Basketball Club Lucca lotta ma cede alla Virtus Siena. Al Palatagliate buona prova del team di coach Nalin, che però non sa sfruttare a dovere i momenti topici della partita. Bene del Debbio pienamente recuperato. Domenica prossima derby ad Altopascio. Bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale. Dunque, in primo piano, l'avete sentito purtroppo, partiamo dalla cronaca, una donna di 78 anni è morta alla guida della sua auto dopo uno scontro frontale avvenuto in via di Sottomonte a Guamo. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, due auto, una Fiat 600 guidata dalla vittima che procedeva in direzione Lucca, si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta condotta da una trentenne proveniente dalla corsia opposta. La giovane è rimasta illesa ma è stata comunque portata in codice giallo all'ospedale San Luca per accertamenti. L'impatto all'altezza della messicheria al quadrifoglio è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla 78enne originaria di San Ginese di Compito, che sarebbe morta sul colpo. La strada è stata chiusa diverse ore per consentire i rilievi della municipale di Capannori. Un'altra tragedia in giornata, un uomo di 56 anni è morto a seguito di un malore mentre stava pescando ai laghetti di Lammari. La chiamata di soccorso è arrivata alle 7:30 del mattino da parte di altre persone che si trovavano sul posto a pescare. I laghetti sono intervenuti l'auto medica e un'ambulanza che hanno cercato di trasportare dopo le manovre rianimatorie l'uomo all'ospedale San Luca d'urgenza, ma il 56enne è deceduto durante il tragitto. Voltiamo decisamente pagina, è il giorno dello sbarco della Ocean Viking al porto di Marina di Carrara. Vedo Luigi Casentini pronto, ci colleghiamo in diretta con lui proprio dal porto di Marina di Carrara, dove sta seguendo le operazioni di sbarco. Luigi, a te la linea. Sì, Silvia, sono iniziate le operazioni di sbarco della Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee, che sta portando al porto, ha portato al porto di Marina di Massa 95 migranti, di cui 33 minori. Le operazioni sono iniziate alle 15:30, sono ancora in corso. I migranti sono stati fatti prima controllare dall'equipe medica a bordo della nave e poi sono stati trasferiti in piccoli gruppi alla fiera di Carrara, dove è stato allestito appunto un punto medico avanzato dove saranno effettuate delle ulteriori accertamenti medici. Dopodiché questi 95 migranti verranno portati alle loro destinazioni. I 33 minori saranno ospitati in una struttura qui a Marina di Massa, dove saranno tutti insieme, ha detto il prefetto di Massa, che hanno scelto questa opzione di tenere questi minori tutti insieme. Gli altri verranno subito dopo le operazioni sanitarie eseguite alla Fiera di Carrara, verranno indirizzati verso le altre destinazioni. Grazie a Luigi Casentini, seguiremo naturalmente tutti gli aggiornamenti con un ampio servizio nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Adesso cambiamo di nuovo pagina e ci occupiamo della replica del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, dopo la stroncatura di Vittorio Sgarbi a Viareggio in occasione della mostra di inaugurazione dei 150 anni del Carnevale, in cui aveva appunto stroncato il progetto di rifacimento del Belvedere di Torre del Lago. Sentiamo. La bocciatura del restauro del Belvedere annunciata da Vittorio Sgarbi? Una mancanza di rispetto per il lavoro delle istituzioni e della comunità. Il progetto è corretto e le parole non gentili dette in occasione dell'inaugurazione della mostra sulla storia del Carnevale rispecchiano una diatriba politica.
È questa in sintesi la reazione del sindaco Giorgio Del Ghingaro all'indomani dell'uscita perentoria del sottosegretario alla cultura a Viareggio per l'evento che apre i festeggiamenti del Carnevale 2023, cui non era presente il primo cittadino. Assenza che naturalmente si è fatta notare, che Sgarbi ha rimarcato più volte, ma adesso Del Ghingaro, con toni molto pacati, non arretra di un passo ed esprime preoccupazione per un progetto da oltre 2 milioni di euro, per la metà finanziato con i fondi del PNRR, che di fatto è pronto, tanto che c'è già un vincitore di gara che a breve dovrebbe iniziare i lavori. Peccato che ieri il sottosegretario Sgarbi abbia voluto usare parole non bellissime nei confronti dei progettisti. E questo, come dire, crea un minimo di tensione che in questi casi non serve. Non serve perché arrivare alla conclusione di un'opera è complesso, come tutti sanno, negli enti pubblici. Serve del tempo, serve grande costanza, grande tenacia. Ecco, siamo arrivati in fondo. Abbiamo, come dire, c'è un vincitore di una gara che a breve inizierà i lavori sul Belvedere. Ecco, questa diatriba, che mi appare sinceramente esclusivamente politica in questa fase e molto strumentale, non è bello, non è bello per la comunità di Viareggio e di Torre del Lago, che inizierà a breve la ristrutturazione e la riqualificazione di quel luogo simbolo, in occasione naturalmente del centenario della morte del maestro nel 2024. Quindi mi auguro che le parole in libertà del sottosegretario rimangano tali e si possa andare avanti con i lavori e completarli il prima possibile. Questo per il bene di Viareggio, per il bene di Torre del Lago e per la memoria di Giacomo Puccini. Ci spostiamo a Lucca, tante adesioni nelle parrocchie di San Pietro e San Cassiano a Vico all'iniziativa benefica per sostenere la missione di Padre Rinaldi in Congo. Sentiamo. Porte aperte alla solidarietà nelle parrocchie di San Cassiano e San Pietro a Vico in occasione della Giornata della Dolcezza, l'iniziativa benefica che da 22 anni sostiene il lavoro di padre Pietro Rinaldi, sacerdote saveriano originario di San Cassiano, a lungo missionario in Congo. Anche se non è ancora tornata la formula originaria del pre-pandemia con il consueto scambio delle torte, il gruppo missionario che riunisce volontari della comunità parrocchiale ha riscontrato una grande adesione alla raccolta fondi destinati alla missione di Bukavu, dove ha sede la casa provinciale dei Saveriani, in cui padre Pietro ha prestato servizio fino al 2019 e con cui è ancora in strettissimo contatto. Le offerte andranno ad alleviare le tante situazioni di difficoltà presenti in quel territorio, dove ci sono orfani a causa della guerra, bambini abbandonati, malati che non possono curarsi, anziani che dormono in strada, famiglie che non hanno la possibilità di mandare a scuola i loro figli. La prima messa era freddino, quindi sono state poche le persone presenti, però insomma hanno dato. E ora promette bene, la raccolta promette bene, poi diciamo che queste iniziative sono sempre molto sentite ancora, nonostante il tempo così, questa situazione che si vive, le persone sono sempre disponibili a dare per queste iniziative. Sì, per ora siamo contenti. Ieri sera mi hanno detto che è andata bene, è andata molto bene, quindi speriamo un bene che padre Pietro abbia il nostro regalo. Alla Fondazione Mario Tobino in scena le rappresentazioni teatrali legate al disagio psichico. Ce ne parla di nuovo Guido Casotti. Con un evento dedicato all'arte e alla recitazione è stato consegnato nella cornice della Fondazione Mario Tobino il primo premio Patrizia Romei 2022. L'evento, dedicato ad artisti che si occupano della rappresentazione scenica di tematiche legate al disagio psichico, è organizzato dall'Associazione Lucchese Arte e Psicologia, ALAP, in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino, con il contributo benefico di Banco BPM. La selezione delle opere presentate alla giuria ha premiato il lavoro teatrale Moi, scritto da Chiara Pasetti con la regia di Alberto Giusta e interpretato da Lisa Galantini, una pièce ispirata alla vita di Camille Claudel, scultrice di grande talento che subì un lunghissimo ricovero in ospedale psichiatrico, dove poi morì nel 1943 all'età di 78 anni. Ancora cultura e per la precisione ancora arte, andiamo a Capannori, dove al Museo Atena è in corso una mostra dedicata ai cambiamenti climatici. Egidio Conca.
I cambiamenti del clima sono al centro della mostra inaugurata al Museo Atena in via Carlo Piaggia a Capannori. Del cambiamento climatico, la natura ci guarda. Questo è il titolo dell'esposizione di Daniele Fedi, artista nato a Firenze nel 1954, che da qualche anno ha focalizzato la sua attenzione artistica sull'interazione fra l'uomo e il mondo naturale, mettendo in risalto il problema dell'alterazione del clima, uno stile contemporaneo per rappresentare un problema del nostro tempo. La natura ci guarda è il titolo della mia mostra sul cambiamento climatico. Cosa vuol dire? Come possiamo vedere dalle mie opere, sono estremizzate in quanto hanno degli occhi, cioè gli alberi con gli occhi, le radici hanno gli occhi, perché tutto quello che noi facciamo verso l'ambiente, l'ambiente ce lo rende. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Noi distruggiamo l'ambiente, la natura distruggerà noi, cioè sarà il pianeta stesso che distruggerà noi, perché la Terra sopravviverà sempre. Sarà l'uomo che invece non avrà più le condizioni ideali per poter vivere in questo ambiente surriscaldato. Ultimamente vediamo che il cambiamento è repentino. Tutti i giorni c'è qualcosa in più. E pensiamo che si possa avere il tempo di aspettare degli anni, fino al 2030, 2050. Non è vero. È adesso che dobbiamo agire, è subito che dobbiamo fare qualcosa. L'esposizione è visitabile gratuitamente fino all'11 febbraio, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Mentre al Teatro dei Differenti di Barga è andato in scena uno spettacolo educativo rivolto soprattutto ai giovani sui rischi derivanti dall'utilizzo eccessivo dei social. Al Teatro dei Differenti di Barga ha fatto tappa l'interessante spettacolo sui rischi da smartphone e social organizzato dall'Associazione Versiliese Riaccendi il Sorriso in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e il CONI di Lucca nell'ambito del progetto Sconnessi in Salute. L'evento è stato dedicato alle classi quarte e quinte degli istituti comprensivi di Barga, Coreglia, Vanni di Lucca e Borgamozzano. Uno spettacolo per far comprendere ai giovani i rischi legati all'abuso dei dispositivi digitali e proporre alternative che possono influire positivamente su benessere psicofisico e relazioni sociali. Una su tutte, lo sport, ma anche la danza, la musica, la cultura. Per questo a fare da cornice allo spettacolo anche le esibizioni e le performance di varie realtà del territorio, sia associazioni sportive che musicali e di danza. L'appuntamento, condotto da Raffaele Casagrande, ha visto nello spettacolo gli interventi della dottoressa Rosaria Sommariva, presidente di Riaccendi il Sorriso, che, avvalendosi dei dati forniti dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, si è soffermata anche sulle ripercussioni sulla salute psicofisica e sulla qualità del sonno dovute a un ricorso compulsivo ai cellulari. Tra gli altri è poi intervenuto il professor Claudio Oliva, referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Tante anche le istituzioni presenti a portare il proprio contributo, a cominciare dalla sindaca di Barga Caterina Campani, i consiglieri regionali Mario Puppo e Valentina Mercanti, la dirigente scolastica del comprensivo di Barga, Patrizia Farzetti. E prima di chiudere diamo uno sguardo alla situazione coronavirus. In Toscana 169 le nuove positività nelle ultime 24 ore, al 6,1% il tasso di positività, 210 i pazienti ricoverati, in calo di 15 unità di cui 6 in terapia intensiva. Si registra in Toscana un decesso nelle ultime 24 ore. Ed è tutto per questa prima parte del nostro telegiornale, grazie per averci seguito fin qui, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi il TG prosegue con la pagina sportiva.